Ma che cavolo di scelta è quella di leggere il Vangelo della morte di Gesù in croce il giorno in cui festeggiamo Cristo Re dell'universo? Qualcuno si deve essere sbagliato. Quando pensiamo al Re, che cosa ci viene in mente? Re uguale? Cosa viene in mente, bimbi? Le prime parole che vi vengono in mente, Re uguale? Comandante. Comandante, quindi la forza, la potenza. Re uguale? Forza. Forza, certo. Re uguale? Siamo bloccati. Coraggio. Coraggio. Importante. Importante. Non certamente uno che viene preso. Ah, aspettate, c'è un'altra mano. Re uguale? Potenza. Potenza, è certo. Il re deve essere uno forte, che sa fare guerra ai suoi nemici e sterminarli, che sa dire che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, che sa governare il suo popolo e nessuno mette mai in dubbio quello che il re dice, perché se il re è autorevole sa sempre che cosa è giusto e che cosa è bene per il suo popolo. E invece oggi festeggiamo Cristo re dell'universo, non di una nazioncina, non di un paesino, re dell'universo, e sentiamo di un uomo che è stato preso, accusato ingiustamente, lo sanno anche i due malfattori che sono crocifissi di fianco a lui, che è stato torturato, fustigato e poi crocifisso, messo a morire su quel legno lì, su una croce, nudo, deriso, preso in giro, con un cartello: questi è il re dei giudei. Come dire, guardate un po' il vostro re che fine fa. Noi siamo forti, noi che possiamo mettere a morte il vostro re siamo forti. Voi che vi fidate di lui, invece, confidate in un debole, in un pagliaccio, in un miserabile. È per quello che mettono questo cartello. E allora io mi sono chiesto, perché i nostri liturgisti, il nostro vescovo, ha scelto di farci ascoltare proprio questo brano del Vangelo? E ho trovato una risposta, non so se è quella giusta, ma è quella che mi sono dato io, nelle due letture precedenti. Abbiamo ascoltato prima Isaia e poi San Paolo che scrive agli Efesini, che ci invitano a fare una cosa bellissima. Isaia dice: popolo di Israele, non essere geloso del tuo Dio, non essere geloso di quello che Dio ti ha detto, non tenertelo per te, perché tu devi diventare luce per tutte le nazioni, devi portare luce a tutti i popoli, in tutti gli angoli della terra. Quella che hai tu è una missione di andare verso gli altri e portare questa luce. E San Paolo agli Efesini scrive: guardate che Dio si è fatto uomo perché anche noi potessimo avere i suoi stessi sentimenti, per diventare anche noi immagine e riflesso dell'amore di Dio nel mondo. Capiamo che sono due cose molto simili. E allora che cosa c'entrano queste due letture col Vangelo? C'è una frase che mi ha colpito e la dice uno dei due malfattori. È una frase tenerissima. Sono tre parole. Ricordati di me. Tre parole semplicissime, che in quel momento potrebbero non avere nessun senso. Cosa sta per succedere a questi due malfattori e a Gesù? Cosa ci stanno a fare lì sulla croce? Stanno guardando un film? No. Cosa sta per succedere a sti tre poveretti? Stanno per morire. Stanno per morire. E tu andresti mai da uno che sta per morire a dirgli: ricordati di me? Ma se stai per morire, cosa c'è da ricordare? Ormai la tua vita è finita, c'è poco da ricordare, sia di te che stai per morire, sia tu che non puoi ricordare perché stai morendo pure te. C'è qualcosa che non torna, c'è qualcosa che non quadra. E invece il bisogno più profondo di questo uomo che è sulla croce in questo momento non è, come dice l'altro malfattore, che gli venga risparmiata la morte, ma che ci sia qualcuno che possa ricordarlo. Non solo nella memoria, chiaramente questo malfattore si sta riferendo al regno di Dio. Ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Sapete cosa vuol dire la parola ricordare? Viene dal latino, Cos'è cordis? Ricordare? Sì. Non lo so. Non lo sai? È difficile, perché uno
pensa, abbiamo una latinista che ha alzato la mano, brava Cristina. Vediamo un po' cosa vuol dire ricordare. Allora, cor cordis significa cuore. Esatto, cor cordis significa cuore. Ricordare vuol dire tenere nel cuore. Non significa tenere nella testa, eh. Noi quando pensiamo a ricordare pensiamo di tenere un pensiero nella testa. Quando in Harry Potter Albus Slytherin deve tirare fuori il ricordo da Harry, vi ricordate? Piglia la bacchetta, gliela tira fuori dalla testa e glielo mette nel pozzo dei ricordi. Come si chiama quello? Come si chiama quella acquasantiera che c'è in casa Albus Slytherin? Il pensatoio, grazie Simo. Mette lì il ricordo che gli estrai dalla testa. I ricordi sono qualcosa invece di più profondo. Significa tenere nel cuore. Ragazzi, questo è un bisogno che abbiamo tutti. E questo uomo, questo malfattore, ce lo insegna nel momento più tragico della sua vita, sta per morire. E dice al Signore, tienimi nel cuore. Ho bisogno di abitare il tuo cuore. Ma se ci pensiamo, questo ci viene detto dalla prima pagina della Bibbia. Cosa ci racconta all'inizio la Bibbia? Qual è il primo racconto della Bibbia? Nel libro della Genesi, il primissimo. Dopo che Dio ha creato l'universo, ha fatto la luce, ha fatto le stelle, ha fatto il cielo, ha fatto il mare, ha fatto le piante. E poi cosa succede? Chi fa per ultimo, prima di riposarsi? Facile, dai. Cambiamo voce. Adamo ed Eva. Adamo ed Eva. In realtà fa prima Adamo, dice la Bibbia. Fa prima l'uomo. E gli dice... Caro uomo, guarda che cosa ti ho messo davanti. Ci sono le montagne più alte del mondo, ci sono i frutti più succulenti, ci sono i fiori più colorati e gli animali più belli. Goditeli. E poi Dio torna nel giardino e vede Adamo tutto triste. E gli dice, cosa c'è Adamo? E Adamo dice, beh, Signore del cielo e della terra, io ti voglio tanto bene e ho provato a fare quello che mi hai detto tu. Tu mi hai detto di godere delle bellezze che hai creato. Ho parlato a fare comunione con l'ombrico, ma non mi ascolta e non è mica tanto bello. Ho provato a parlare al cammello e al dromedario, ma puzzano da morire. Ho provato a parlare un po' con il pesce, ma non mi risponde. E sono triste. Mi manca qualcuno che mi stia davanti. E il Signore dice... Beh, ma sai che c'hai ragione, che è proprio così. Io ti ho fatto come sono fatto io, ti ho fatto a mia immagine e somiglianza. E quindi tu hai bisogno di qualcuno che stia di fronte a te, nel cuore del cuore dimorare, che si ricordi di te, che impari ad amarti e con il quale tu impari ad amare. E così fa scendere un torpore su Adamo e prende una costola. E da questa costola... No, volevo dire della costola. Dillo, dillo. Che gli strappa la costola. E cosa fa con questa costola? Una bella grigliata. Crea l'altra... Eva. Eva, certo, piglia la costola di Adamo e dall'osso di Adamo trae fuori la donna. Perché i due siano carne della stessa carne, osso dello stesso osso. E addirittura ad Adamo cambia il nome. Perché da quel momento inizierà a chiamarsi Ish, che significa uomo. E di fianco a lui verrà messa Isha, che significa donna, nell'aramaico, nell'ebraico, la lingua in cui è stata scritta la Bibbia. Ish e Isha, si sente che sono molto simili? Uomo e donna? In italiano no, ma in ebraico sì, Ish e Isha. Sono così legati i due che anche il loro nome è simile, ha la stessa radice. E l'uno e l'altro possono finalmente dimorare l'uno nello sguardo dell'altro. Cosa ci insegna l'Evangelo di oggi, allora, credo, le letture di oggi? Ci richiama a un bisogno essenziale che abbiamo tutti, sia che abbiamo 5, 15 o 55 anni, che abbiamo bisogno di dimorare nello sguardo degli altri, della mamma e del papà, dei fratelli e delle sorelle, del fidanzato e della fidanzata, del marito e della moglie, dei figli, ma fin da quando siamo bambini, Mamma, mamma, guarda come so andare sull'altalena senza le mani. E poi cadi, gli sfracelli la fronte. Però hai bisogno che la mamma ti guardi mentre lo fai. Uno sguardo nel quale dimorare. Tanto che quando questo sguardo ci manca, non sempre, ma molte volte, lo cerchiamo in quel mondo fantasmagorico che è quello dei social. Social network, no?
due mettermi in mostra e centinaia di persone che mi guardano, e se mi guardano solo in cinque sono triste perché non ho visibilità, perché non dimoro nello sguardo degli altri. E i più famosi youtuber sono quelli che fanno più visualizzazioni, che vengono visti da più persone. È un bisogno profondo che abbiamo, e quando questo bisogno non riusciamo a concretizzarlo, non possiamo farne a meno, lo cerchiamo da un'altra parte, ma ne abbiamo bisogno. E allora questo malfattore che si gira verso Gesù e gli dice: ricordati di me, portami nel cuore, donami uno sguardo nel quale poter dimorare, nel quale sentirmi amato. Questo oggi il Signore ci sta consegnando, il desiderio di stare sotto il suo sguardo. Oh bimbi, non è una cosa che si farà fra 20 anni, eh? Già da oggi si sta sotto lo sguardo del Signore. Il Signore aveva un debole per i bambini. Quando gli allontanavano, lui diceva: ma lasciateli stare qua, perché devono stare sotto il nostro sguardo, perché dai bimbi dobbiamo imparare, dal loro bisogno di essere guardati, amati, ricordati, dobbiamo imparare a dimorare gli uni nello sguardo degli altri. E allora chiediamo al Signore di entrare così nel suo regno, riconoscendo il bisogno profondo che abbiamo di uno sguardo che ci ami, di uno sguardo che ci voglia bene, di uno sguardo nel quale dimorare, uno sguardo che ci tenga nel cuore, che si ricordi di noi.